Anna! Porca no. Aia, ho voglia di un po' di zucchero, baby. Però non riesco a riconoscere quale Anna è in mezzo a tutti i miei operai. Allora mi farò guidare dal mio istinto. Secondo me sei tu. Che bello! No, come? Non eri Anna! Non sei contento? No, rimettiti il cappuccio, che schifo. No, tu lo sei sicuramente. Sei tu, Anna mia. Ho riconosciuto la fragranza, Anna. Allora, ma non è che l'hai riconosciuta proprio in fretta. Vabbè, ho sbagliato solo una volta. Sei andata da fare insieme ai nostri Bob the Builders qui? Sì, ma c'è troppo da fare qua in giro. Ma non lo vedi sti cantieri come sono messi? Allora, effettivamente, ragazzi, ci siamo trasferiti ormai da una settimana in questo nuovo quartiere, ma purtroppo le nostre case tardano a prendere piede. Bobs, venite tutti immediatamente davanti a me. Forza, Bobs. Però dovete lavorare duro. Quel Bob non sta lavorando. Quel Bob sta bevendo. Togliti immediatamente la maschera. Ah, lo sape. Ma che schifo! Io! Ma cosa fai? Mi devi chiamare Sbob. Sono è Sbob. Vero. Scusami, è vero. Tu eri il mio Bob speciale, lo Sbob. Sbob! Tu diversamente dagli altri andrai a lavorare perché ho grande fiducia in te. Vedrò cosa completate le nostre case, la nostra nuova vita. Ne sei felice, Sbob? Bravo. No, vai di là, devi svuotare lì che c'era il pozzo di lava dove dobbiamo mettere le fondamenta. Mi aspetto che in tempo massimo un minuto questo lavoro sia completato, Sbob. E invece noi, Anna, vieni con me che diamo da fare gli altri tre. Voi siete... quindi io non faccio parte di Bob? No, oggi no. Voi siete i tre Bob moschettieri. Per i tre Bob moschettieri. Urrà, esattamente, bravi. Adesso voi tre Bobs lavorerete a questo cantiere con i vostri picconi. Avete il piccone in mano? Fatelo vedere! Ce l'avete il piccone? Fatelo vedere! Su il piccone! Su il piccone! Più su! Più su! Sì! Questo salta più degli altri! Bravo! Chi sei tu, Bob? Fa vedere! Bravo! Bob! Il mio Bob con i piedi a trampolo! Un bacio lo vuoi? Sì, ti prego. Non lo avrai, lavora, rimettiti l'apparecchiatura di sicurezza immediatamente però. Ah, bene. Mi raccomando, rimuovete il meteorite perché qui dovremo costruire la casa più bella, cioè forse quella mia e di Anna. Sarà bellissima casa nostra, Anna, un dependance. Quella tua è mia, mi pare attico. Che era quella del cantiere più grosso. Vabbè, la faremo qua adesso, ho cambiato idea perché... Dove ti piace di più a te? Sì, decido io, questa è la mia città. Sì. E sai cosa ho fatto? Sì, è la mia città, la mia. Come la tua? Sì, la mia, la città delle seghe, perché c'ho la motosega. Ok, va bene, non voglio Segopoli sapere. La chiameremo. Bene, va benissimo. Che bello, ho aperto un supermercato. Ho chiesto al sindaco della città principale, perché noi questa è una specie di subcultura, un quartiere. Però ci ha concesso di aprire un supermercato, perché è importante, altrimenti dove faremo la spesa? È importante, scusa, dove prendiamo le cose che ci servono? Esattamente, però è ancora un po' in costruzione, anche se devo dire che i loro Bob sono stati più bravi dei nostri, perché... un Bob immediatamente qua, un Bob qua immediatamente! Che ti serve, Bob? Vieni Bob, vieni, togliti il cappuccio! Lion, mi vuoi dare un bacino? Ah, proprio! Allora, i lavoratori, i Bob del sindaco, hanno tirato su tutto questo supermercato in un giorno e noi... L'ho visto! Lo so, scusaci! Tira giù la testa in segno di vergogna! Subito! Madonna santa! No, Bob, adesso ne abbiamo uno in meno! Zitta, che prima che ci mando a te a lavorare al posto di quello, vabbè! Sono pronta a lavorare, a tirar su le nostre case! Vieni, andiamo a vedere il suo supermercato, va, che ci dovrebbe essere il padrone del posto, tra l'altro. Bello, che carino! Oddio! Però vedo delle problematiche, ci sono vedo dei ratti! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma per fortuna che siete entrati voi! Questo posto è una topaia ed è sporco ed è pieno di feci, signorina! Oh, ma mi dispiace tantissimo! C'è qualcosa che possiamo fare per aiutarla, buon signore? Ma lei è una lurida rincoglio bambolita! Mio Dio, mio Dio! Ma invece lei... Ma si permette! Anna! Ma mi ha detto che sono una rin... E poi mi ha preso anche a pizza in faccia! Rincoglio bambolita è un termine che si usa da queste parti. Lo usano capito, i giovani. Ma perché? Che ho fatto? Gli ho chiesto se aveva bisogno di una mano.
e mi prenda schiaffi. Però sembravi rincoglio bambolita, effettivamente. Posso dar ragione al signore. Così sembri anche violenta, oltre. Rincoglio non violento bambolita. Ma terribile. Non mi importa. Sì, parla col signore per bene, però, Oh, dicevo, ha per caso bisogno di aiuto? Possiamo fare qualcosa per lei? Ci sono molte cose qui intorno da sistemare. Per favore, datemi un aiuto e io in cambio vi pagherò profumatamente. Ah, questo mi piace, iniziamo a parlare come si deve. Bene, 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 noi offriamo molto aiuto, vero? Noi siamo specializzati nel dare aiuto, sì. Verrà anche lei con noi però, perché qui nessuno si aiuta se non si aiuta da solo. E in più voglio anche un Bob che possa servirmi se nel caso... Ah, che bravo. Chi sei? Fa vedere. Eccomi qua, sei un po' lento ma sono proprio io, Sbob. Proprio per quello sei Sbob, perché sei lento. Cos'erano quegli euro? Era la tua paga del giorno? Sì, volevo utilizzarla qui, ho visto che era aperto. Dammeli a me che te li tengo io, perché sennò poi tu li sperperi. Un euro. Giusto, un euro al giorno ti diamo. Grasso che cola, Va bene, sì. Allora, vieni, diamo un'occhiata a vedere quel che c'è bisogno in questo posto. Allora, queste che cosa sono? Le mutande di un operaio. Antinfortunistiche. Sono mutande in vendita, no? No, sono mutande antinfortunistiche, come vedi. Si abbinano al gilet. Questo deve essere stato qualcuno degli operai del sindaco. Che noi queste cose non le facciamo, comunque. Noi non le portiamo proprio le mutande. Esattamente. No! Noi non le portiamo. Sono di cemento, queste mutande. Hai bisogno di un piccone? Provate a picconarle voi un po'. Erano dure. Le vorrei io, però. Le vorrei io, le tengo perché queste possono servire. Faccio un regalo di compleanno a qualcuno di voi. Vediamo cos'altro, Allora, di qua, vetrate sono tutte aperte. Questo è un vero peccato. Le avranno prese a sassate, sicuro. Ai, e quello deve essere stata. Le persone gelose che vedono l'apertura di questo bel posto si ingelosiscono. Non è vero, signore. È goloso di vegemite. Che schifo. Oh, ma avete qualcosa in comune? Ma si strozza così, faccia piano. Cacchio, ne è ghiotto, vedici come se la sapo. Ti prego, no. E so che anche a te piaceva una volta la vegemite. No, assolutamente, te lo giuro mai. Vedi, ne avevo una in più, chico. Ringrazialo. Oh, grazie mille. Sugamola insieme, chico, sugamola insieme. Vai ancora. Mi stanno facendo veramente un po' schifo, Cazzo, è proprio buona, Ma non piaceva a te, ci mangiavi anche i panini interi con la vegemite. Sì, mi ricordo, però col tempo ho cambiato un po' gusti, invece certe cose vedo che per altri non cambiano mai, Vabbè, finisco il vetro qua, Ma che bravo, ma sei anche un vetraio, vetrista. Vetrastala, aiuto. Ci vuoi ringraziare il signore della vegemite? Assolutamente, guarda, posso anche ritagliarla se vuoi. Sì, vabbè, te la tieni anche, scusami. È un regalo, non si dà mai indietro. E poi la usa anche tu. No, ormai l'hai succata tu e non voglio che... Ma è solo la lingua, dai. Ho capito, ma sì, attacca le malattie così, ignorante. Ma sono curato. Sugala un po', che si raffredda altrimenti. Allora, perché è calda? Che schifo! È appena fatta, appena sfornata al signore qui. So che la produce personalmente. Certe cose qua al supermercato le fa lui. Naturale. Problema di ratti. Che schifo i ratti, Vabbè. Guarda lì come strusciano e strisciano. Ma non puliscono mai qui, che schifo. Ma è normale, perché si vede che mentre costruivano devono avere scassato qualche fogna del resto, no? Ma questo è un forcone. Ma che schifo! Ognuno ha i suoi mezzi, guardalo! Si sposti, vecchio, ci penso io a sistemare questi ratti, che se la mordono poi dopo dobbiamo portarla all'ospedale. Ho finito i proiettili, ma non è un problema perché c'ho ancora la motosega. Seguo i tuoi. Con la motosega, sì! Oh yeah. Allora, un altro qui! Un altro topo? Sì, qui, e poi c'era un altro dietro la cassa. Spara il topo, Anna! Brava, ecco, senza qua ritegno, sei una schifosa. Chico, guarda cosa vendono! Cosa c'è? Oh, mio Dio! Te lo compri! Aspetta, prima finiamo il lavoro. Dopo con i soldi forse ce la possiamo scappare. Ma non me lo posso permettere! Ma io sì, magari, vediamo. No, altri topi. Anche perché lui ci paga! Oh santo Dio, ma è pieno, ma che schifo, sono scocciati. Ma è una piaga! In una fogna pubblica, un luridume, mai visto? Ma siamo sicuri sia a norma questo posto?
Non ci interessa, cioè a noi. Vabbè, ma che era l'area che era ancora da bonificare. Allora, ti qui mi sa che bisogna portare le scatole di cibo e merci. Praticamente bisogna portarle dentro, e questo è un lavoro per me. Penserò io a farlo. Nel frattempo, mamma mia, facci vedere i tuoi muscoli da macho man. Tu con la tua vegemite, aspettami fuori. Ci penso io qua dentro. Vabbè, e chiamami una chitarra, chiamami un altro Bob, ok? Va bene. Intanto io e te, Anna, ci divertiamo qui a spostare le scatole. Ma non hai detto che lo facevi solo tu? Vabbè, infatti tu cosa stai facendo? Niente, come tutte le volte. Ti non guardo. Fai mai niente. Ma te non scusami. Fai nulla, sei inutile. Proprio guarda, come una roba inutile. Ecco. Chi è? Dai vedere un po' chi è? Oh, no! Il mio Bob preferibile. Bob? Sì. Ma non hai detto anche all'altro Bob? Lo dico come? A tutti, perché così compensa il fatto che gli pago un euro al giorno. Però gli faccio dei complimenti, quindi se ti piacciono i complimenti, fratello. È vero, Bob? Sì, a Bob piacciono tantissimo. Bob, il suo nome adesso è Bob. Fantastico. Allora, Bob, dimmi un po', per caso hai mai goduto dei piaceri della vegemite? No, mai! Cos'è? Signore, gliene dia una. Mamma mia, non voglio vedere, che schifo! Allora ti spiego come si mangia. Praticamente devi infilarla completamente in gola e poi lasciare che tutto fa del suo corso. Guarda, fai come me. Ora prova tu. Bravo, lasciala fluire in te. Adesso facciamolo insieme, sei pronto? È sempre più buona in compagnia. 3, 2, 1. Piace comunque, piace un po' a tutti, è buona. Va bene, puoi andare, chiamami un altro Bob che... Qua è intanto d'usanza. C'è da portare dentro il pesce, eh? Comunque è un'usanza mangiare la vegemite qui, no? Cioè, infatti è proprio una questione di quartiere che tutti, gli piace a tutti e tutti la mangiano. Anche tu, Anna, vuoi assaggiarla un po'? Guarda, ci ho fatto colazione stamattina e per me già sono a posto, grazie mille. Come accettato però, l'hai fatto anche tu, così come una schifosa. Assolutamente, sì. Un nuovo Bob? Chi è? Fa vedere un po'. Io la... A te piace particolarmente la vegemite, ne so qualcosa. Che cos'è? Dagliene un po', signor vecchio. Oh, mamma mia! Ascoltami bene. Ah, visto che siete tutti nuovi, avrò la pazienza di mangiarla ancora per mostrarti come si fa. Devi mettere il vasetto sulla bocca e fare... Prova tu ora. Sì. Un talento naturale. Ma è possibile che tutti quanti possano portare il mangiare la vegetta? Oh, si sta stroccando. Mi hai fatto spaventare, sembrava che ti è andato di traverso il tappo. No, è buonissimo. Uff, però Chissà, che sei salata, so, sei un po' di... È un sapore mistico. Mistica, hai visto? Estremamente salato. Ma oltre alla vegemite non c'è altro da mangiare in sto supermercato, mi pare di capire. Anche perché vorremmo altri tipi di prodotti. Il panino con la vegemite, vabbè, no, anche no. No, quello è il panino con i fichi, che è anche peggio probabilmente. Pane, fichi e vegemite, naturalmente. Mamma la vegemite mia. Non deve mai mancare. Allora, comunque, la guardi. Dieta dei campioni. Allora, qua abbiamo fatto, se prese le scatole di pesce, che devo dire, fa già schifo ora, figuriamoci dopo. Sulla ghiacciaia qui! Che già ci sei topi! Ah, è vero. Anna è molto brava. Ecco qua, metti le ultime. Sono pesce la vegemite? Sì. Dammela a me, bestia! Le casse, la tua madre. Mettile. Voi ti impartisco un siringone di vegemite, direttamente. Vado a bere. No. Ecco, grazie, che a me mi mancava giustamente questa. Com'è? È buona. È buonissima. Provo anch'io. Aspetta, ma ora non ho appetita. Vabbè, do un assaggino, Allora è vero, fa schifo. Hai visto? Ma è orribile, sembra di leccare. È sporchissimo. No. È mistico come sapore. Ma ti fa vivere delle esperienze extracorporee. Non so se mi è piaciuta tanto, Senti. A me moltissimo. Fammi a chiamare, c'è un Bob che mi sa che non ho ancora incontrato. Subito. Mi sembra. Anche lei si tolga dalle palle. Mi paghi prima che abbiamo lavorato come dei muli. Forza. Soldi. Un po' di più. Ancora un po' di più.
Vabbè, grazie. Arrivederci, mi tengo anche il vaso di vegemite. Giusto. Chi è che ha sparato? Anna? Oh. E dov'è Anna? Ah, che schifo, ma tu non, ma non ti volevo a te, tu sei già venuto. Infatti non guarda, non mi guardare neanche, sono qui, tanto io sto guardando il clarinetto. Cosa ci fai qui tu? Sto aspettando che mi compri il clarinetto. Ma devi andare a lavorare ancora. Ma vabbè, ho finito il mio compito. Oddio mio, che cosa orribile. Non andate in bagno, vi prego, non andate Anna, in bagno. Anna, ma ti sei scagata la vegemia, cosa è successo? Guarda in bagno, dovevo andare in bagno, avevo bisogno di andare un attimo in bagno a rinfrescarmi. E tu chi sei? Ah, che schifo! Il più antipatico, idiota, mentecato di tutti sei tu! Non hai idea! Io ho sentito tutti gli altri Bob che odorano di vegemite! Sì, non ce n'è! Ma come? Non lo so, forse hai sentito male. Nessuno ha mangiato vegemite qua dentro. Anna, tu hai visto vegemite? Assolutamente no, non mi piace la vegemite. Non so niente di riguardo. Però ti ho chiamato perché qua c'è un compito ingrato. E quando c'è un compito ingrato è il tuo momento. Allora inizia, schifoso, forza. Ma è la fonte della vegemite? Non lo so, cioè me la ricorda un pochettino. Ah, il colore è lo stesso, Se non aspetta, assaggiarla. Prova a mano. Vabbè, prova a mano, basta che non te la mangi, che mi è dura. È secca? È molto dura. Ti aiuto, ah, che schifo! Prendila te e raccoglila. Faremo tanta vegemite. Aspetta, ma è possibile che sto bagno fa così schifo quando è appena stato costruito? Ci devono essere andati gli operai. Cos'è quella montagna? Si dice, Anna, che non esiste bagno che non sia stato usato da un muratore. Stregato, vai a pulire di là che c'è altra vegemite in terra. Wow, vegemite, ghiotto! Secondo te, Anna, si mangia? Questa è vegemite davvero? Non lo so, puzza troppo per essere vegemite. Però anche la vegemite puzza, insomma, potrebbe essere. Di questo. Questo muschio per terra potrebbe essere una escrescenza della vegemite, no? Che fa la muffa, che magari. Che schifo, ti prego, è disgustoso. Ah, senti, bisogna fare quello che bisogna fare. Poi dopo chiediamo altri soldi al vecchio, così ci facciamo pagare per ovviamente tutto. Ovviamente, di brutto. Ma piuttosto, t'ha pagato già per il servizio di là? No. No? No. Niente? No. Ma che infame! Ma paga e dopo! Come la tiriamo su la casa? Paga dopo. L'hai lavato? Sì, però quel coso non lo voglio toccare! Sì, maledetto, mi fai schifo! Ma muore facilmente questo! Hai visto com'è morto? Vabbè, ma lo sai che tanto è fragilino! Vediamo di pulire tutto così ci paga, dai! Sì, inizia! E poi io avrò anche la mia parte, giusto? Ci mancherebbe altro, Adesso chiamiamo il vecchio che così ci ripaga di nuovo. Tanto quello era imbambito, anche se mi ha pagato prima. T'ha pagato, quindi. Ma t'ha pagato o non t'ha pagato? No. Però anche se l'avesse fatto, se lo sarebbe dimenticato. Non se lo ricorderebbe, capisco. Eccolo, buongiorno. Allora abbiamo finito di lavorare, deve pagare adesso, pagare soldi. Tutto lindo e pinto, abbiamo pulito tutto, anche quella fogna di bagno che si ritrova. Ma dai, io ti ho già pagato prima, ti ho dato dei soldi e anche il vaso della vegemite, me lo ricordo molto bene. Ma scusa, tu hai detto che non ti ha pagato. Cosa sono quelli che hai in mano? Ce li avevo già prima, questi. Allora, signor... Lei sta cercando di sfruttare il nostro lavoro, il nostro impegno. Sganci, sganci. Perché altrimenti ho una sega e non ho paura di segare. Ancora un po'. Sai quanta roba c'era nel bagno? Era pieno. No, butti di più, butta tutto. Di più, tutto devi buttare. Non è che gli puoi lasciare, cioè gli devi lasciare qualcosa, sennò come lo manda avanti il negozio. 5 euro per la merch. Toh. Grazie, arrivederci, andiamo, Anna. Qua bisogna anche pensare ai nostri interessi, eh. Ma possiamo... in questo quartiere è impossibile, ma quindi te l'ha pagato o no? Sì. Però non perché il bagno era sporco, il bagno pure. Ma dov'è la mia parte? Te la do dopo. Questa Vabbè. È la parte tua, una bottiglia di vodka fabulosa, tieni. Apposta, si trinca! Chi siete voi due? Io Bob! Perché stavate guardando me che ero lì dentro? Scusate, volevate la parte dei soldi? Hai per caso un altro po' di vegemite? Mi dispiace, ma ne ho solo un vaso. Allora, ti prego. È diventata il trend del momento, questa vegemite. Non riuscite più a farne a meno. È così secca e buona. Allora, fammi fare 4 rapidi calcoli. Allora, posso pagare un vaso di vegemite 54 centesimi. Allora davo 1 euro al giorno. Un vaso di vegemite. Vi andrebbe bene se vi pagassi in vegemite,
Sì, ti prego, fallo, voglio mangiarla tutta. Allora vado un attimo a parlare col vecchio, così me le faccio vendere un paio di barattoli. Un paio di barattoli. E tu chi sei, scusa? Sono io, ti prego, ti prego. In onore dei vecchi tempi, quando avevamo quella band, io e te, passoidi, con tutte le donne che ci acclamavano, ti prego. Vorresti il mandolino, vero? Sì, mandolino. E tu la batteria. Adesso parlo col vecchio, vedrai. Che mi hai dato questa. Zitto, portala via. Buongiorno, signore. Allora, ascolti molto bene. Vorrei acquistare della Vegemite. Me ne servono 10 barattoli. No, un po' più. Me ne servono 20 barattoli. Quanto me li fa? 20 barattoli. Barattoli propongo io, 20 barattoli 8 euro, 20 barattoli 8 euro è un ottimo prezzo, 20 barattoli 9 euro è la mia ultima offerta, 20 barattoli 9 euro, d'accordo? Perfetto, lei è uno che ci sa fare, 9 euro per lei, 20 barattoli per me, grazie, 20 barattoli per me, 20 barattoli, grazie. Vediamo un po', 20. No, erano 19, sua madre è un puttane. Dia l'ultimo barattolo, dai, forza, grande, top quality salesman. Ah, fantastico. Ho comprato 20 barattoli di Vegemite. Cosa? Il mandolino? Me lo sono dimenticato, adesso i barattoli. Dai, torna da lui, torna da lui. No, no, i barattoli di Vegemite, buoni. Allora, te ne do uno e te lo mangi a spam. Questa è la paga di oggi, di domani e pure di dopodomani. Se prendiamo il mandolino in più, non ti pago più e devi lavorare come un servo per tutta la tua vita. Ma chi ha cercato di farsi pagare i Vegemite? Ne loro due là fuori. Ferre. Ma perché? Perché sono stupidi. Mangiala, mangiala. Bravo. È buona però, cioè scende male perché un po'. Sai cosa ti... Ne ho sentita di più buona comunque, quella del signore è un po' rustica, buona, Non è che la fa in casa? Sì, la fa in casa, la fa in casa. È per quello forse. Sì, la fa tipo in una vasca da bagno sporca, però no, aggiunge gusto alla Vegemite, quando fai così, è buono. Non pagarmi più, preferisco no, ti gratis. Ragazzi, c'ho lo stipendio. Questo chi è? Ti prego, palle, passami della Vegemite, un barattolo. No, passa, per te non ce n'è, per te non ce n'è, perché lui è pericoloso. Tutto per me. Lui è tipo un vizioso della Vegemite, non riesce a farne a meno, poi dopo se la scofana tutta, è capace di rubare. Dai, rubare a noi. È un Vegemite. Ne necessito, ti prego, ho pulito tutti i bagni. È un Vegemite dipendente, purtroppo. Vai, allontanati, allontanati. Allora, oh, ma ti prego. Questa è la paga di oggi e di domani, però, anche. Prego, benissimo. Sì, questa è per te. Di oggi e di domani. Già, ma allora, subito, subito. Ti prego, un assaggino. Un assaggino, poco. Poco. Basta, basta. Che schifo, te la sono. Posso mangiarla? Fate vedere voglia. Basta, ragazzi. Passo direttamente dalla tua. Oh, porco il demonio, ti ammazzo, vai. Vattene. Oh. Tenetela nascosta. Tenetela nascosta nel cinturone o sotto le mutande. Comunque non fatevela vedere in giro, perché qua c'è gente che ucciderebbe per la Vegemite. Ho visto. Anna, hai bevuto troppo, che c'è, vedi la non gente morta. Non dire a Lion. Cosa non gli... Vieni. Non dire. Vieni. La vodka è buona, buona. Vieni. Vieni, Anna, vieni. Che buona. Sì, allora ascolta, andiamo. Siccome tu non puoi guidare, ti devo portare. Vieni qui. Vieni qui. Sì. Allora, vedi questa macchina. Oh, adesso sparo, Allora, questa macchina qui l'ho comprata io con alcuni dei soldi che avevamo da parte. È bruttina, però. Salute. Macchina. Però è molto buona perché ha un casino di posti, quindi in teoria ci stiamo dentro in tanti. Allora, sali un po' anche tu, intanto io la refillo. Qua. Sì, sali dove vuoi, sali. Da di lato, sali. Sali! Sali. Qua. Sali. Qua. Vabbè, mamma mia com'è brutta sta macchina. Aspetta un attimo che proviamo a vedere se va. Ah, come va bene. Ecco, brava, tu dormi, non avere paura che io guido. Bene. Aia, attenzione, attenzione. Ui, accelerata inaspettabile. Oh mio Dio. Madonna. Mamma mia. Mamma mia. Anna, svegliati, stiamo a sbattere. Anna. Porca. No. Aia.